Bentornati ai Forum CNPR. Ringrazio tutti voi che ci dedicate la vostra attenzione ogni settimana e ringrazio i parlamentari che hanno accettato l'invito del presidente della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, Luigi Pagliuca, e parteciperanno oggi con noi a questa nuova puntata dei Forum CNPR. Oggi parleremo di Italia e lavoro, sfide e opportunità nell'epoca del cambiamento. Il nostro compito, come ormai di consueto, è quello di raccogliere le proposte concrete, le opinioni dei nostri autorevoli ospiti. Andiamo subito a dare loro il benvenuto. Grazie all'onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia, Commissioni Lavoro e Cultura alla Camera dei Deputati. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie all'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva, segretario in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati. Buon pomeriggio a voi e telespettatori. Grazie all'onorevole Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, Commissione Lavoro a Montecitorio. Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo incontro. Grazie all'onorevole Valentina Barzotti, Movimento 5 Stelle, Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie dell'invito. Grazie a Mario Cappuella, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Massa Carrara. Grazie e bentrovati tutti. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili e giornalista. Eccoci qua, grazie, incominciamo. Bene, partiamo subito con il primo giro di domande. Chiedo la collaborazione di Mario Cappuella per porre una prima domanda all'onorevole Rosaria Tassinari, esponente di Forza Italia. Sì, onorevole. Allora, dal 2020, per dirla in parole molto semplici, tutto cambia a ritmi sempre più veloci. Come influisce questo sul mercato del lavoro nel nostro paese? Ed in particolare, come stanno cambiando i modelli occupazionali? Addio al posto fisso? L'evoluzione, insomma, anche diciamo della scienza, pensiamo anche solamente all'intelligenza artificiale, sta veramente portando dei cambiamenti profondi nell'ambito del mondo del lavoro e sono convinta che con il tempo ci sarà una trasformazione veramente radicale. Basta guardare un attimo qual è la propensione al lavoro dei giovani, che non è più quella, diciamo, del posto fisso, del posto a tempo indeterminato per sempre, ma è quella, insomma, di fare varie esperienze, di trovare poi, diciamo, la situazione migliore anche sulla base di quelle che sono le proprie capacità. Quindi è un mondo del lavoro veramente grande evoluzione. Penso alla legge Biagi, a come, insomma, Marco Biagi avesse già individuato questi cambiamenti, insomma, molti anni fa. Fondamentalmente sono convinta che ci sarà una rivoluzione importante soprattutto sull'orario di lavoro e sulla flessibilità, cioè la capacità delle persone poi di, diciamo, gestirsi e programmarsi nella determinazione delle modalità del lavoro. Io credo che si lavorerà più per obiettivi che non tanto, insomma, per orario, anche perché, come dicevo, l'intelligenza artificiale influirà moltissimo soprattutto nell'ambito dei lavori quelli più ripetitivi, dando all'uomo, insomma, la possibilità di essere più concreto e di governare comunque le macchine sia a monte che, diciamo, nel risultato finale, e quindi sicuramente coinvolgerà, insomma, una larga fascia di lavoratori, ma non credo che porterà, diciamo, ad una diminuzione di occupazione, ma porterà sicuramente ad un'elevazione della qualità del lavoro. Grazie, onorevole. Su questo stesso tema ascoltiamo il punto di vista dell'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva. Addio al posto fisso, in realtà è qualcosa che abbiamo imparato a dirlo anche da prima del 2020, la famosa frase che riassume un po' il cambiamento tra le generazioni: i nostri padri hanno avuto un lavoro per tutta la vita. Noi abbiamo iniziato ad avere più lavori durante la vita, i nostri figli avranno più lavori contemporaneamente. Questo riassume un po' la dinamica del cambiamento. È chiaro che i cambiamenti delle società moderne hanno grandi impatti anche e forse soprattutto sul mercato del lavoro. Prima di tutto perché la velocità impatta sulla durata delle aziende. Quindi non possiamo più pensare oggi, quando entriamo in un'azienda, di rimanere lì a vita. Molto probabilmente prima di noi se ne andrà l'azienda. Questo è un primo aspetto piuttosto banale che si osserva anche guardando i listini
delle imprese, ma poi cambiano anche i bisogni umani dei lavoratori. Soprattutto dopo il Covid abbiamo visto che c'è stata una tendenza a cercare nuove forme di lavoro, addirittura licenziarsi senza avere ancora delle alternative, per cercare anche dei lavori più motivanti. Lo smart working è qualcosa che ha introdotto delle dinamiche che possono portare a fare delle scelte diverse i lavoratori. In generale, però, il cambiamento e la velocità che entra nelle aziende velocizza i processi, tra cui anche i processi di apprendimento, di cambiamento tecnologico, e quindi la cosa importante per i lavoratori è sempre più quella di una formazione continua, a rimanere aggiornati. Questo porta molto spesso, e chiudo, anche alla scelta di molti lavoratori di scegliere di professionalizzare se stessi, quindi non tanto di vedersi come lavoratori dipendenti, ma quanto, per tornare anche con la frase iniziale, più come professionisti del lavoro, che quindi possono offrirsi contemporaneamente a più progetti, a più aziende, a più esperienze professionali. Un mix di tutto questo che chiaramente poi fa anche i conti col singolo mercato nazionale, con la competitività delle imprese, eccetera. Grazie, onorevole. Ora microfono alla maggioranza con l'onorevole Andrea Mascheretti di Fratelli d'Italia. Beh, diciamo, c'è stato sicuramente un cambiamento molto repentino e siamo destinati a un mercato del lavoro che cambierà sempre più velocemente. Nonostante questo cambiamento, le risposte sono state positive perché abbiamo raggiunto in questo momento il massimo storico dell'occupazione in Italia. Quindi direi grandi risultati con il 61,8% degli occupati. Dentro però a questo cambiamento, come tutti i cambiamenti epocali, come in tutte le rivoluzioni, ci sono delle opportunità e dei rischi. Io sono, diciamo, una persona di quelle che vedono il bicchiere sempre mezzo pieno, quindi vedo nel cambiamento repentino del mercato del lavoro delle grandi opportunità. L'importante è che ci si attrezzi e si sappiano cogliere queste opportunità. Sicuramente siamo passati col 2020, quindi con la pandemia, in quel momento che ricordiamo tragico per non solo per il nostro paese, insomma per tutta l'umanità, si è entrati nel sistema dello smart working, che prima era un qualcosa di quasi sconosciuto o dedicato a pochissime persone. Adesso lo smart working è entrato un po' nel DNA del mercato del lavoro, ma tanti altri cambiamenti sono dietro l'angolo. Quindi sicuramente quello che bisogna fare è creare formazione, diciamo, soprattutto sui giovani, per prepararli per questo nuovo mercato del lavoro. È un mercato del lavoro che possiamo immaginare o chiamare o definire come quello del lavoro libero, quindi dove ci saranno più opportunità di scegliere che lavoro fare, come farlo, non ci sono più, diciamo, necessariamente dei confini geografici, perché adesso ci si può collegare e lavorare con aziende di tutto il mondo, da casa propria, negli orari in cui si scelgono, diciamo, di dedicare le proprie energie al lavoro. Certo è che però dobbiamo tener conto anche dell'innovazione tecnologica, che se da una parte è anche in questo caso una grande opportunità, dall'altra parte l'inserimento così violento e veloce dell'intelligenza artificiale, cito uno dei tanti argomenti che stiamo affrontando in questo momento anche in Parlamento, sicuramente il modello classico di lavoro per certe categorie viene messo in discussione. Penso ad esempio ai giornalisti e agli scrittori, i giornalisti soprattutto, che sono professionisti che lavorano nelle redazioni, scrivono degli articoli, oggi parte di quell'attività può essere svolta dall'intelligenza artificiale. Quindi il lavoro deve cambiare, la professione deve cambiare, non è detto che l'intelligenza artificiale possa sostituire, e non deve esserlo in tutto e per tutto, quello che fino a poco tempo fa era un lavoro svolto dalle persone professionisti, e occorre che i professionisti si adattino e facciano soltanto la parte di maggiore qualità di quel lavoro, mentre diciamo, il lavoro più grossolano può essere sviluppato dall'intelligenza artificiale. Quindi in realtà potrebbe essere un miglioramento della qualità del lavoro per quei professionisti. L'importante è che ci si adatti, ci si attrezzi, ci si prepari a questi grandi cambiamenti che sono sempre più veloci. Grazie onorevole, torniamo all'opposizione e ascoltiamo l'onorevole Valentina Barzotti del Movimento 5 Stelle.
Il mercato del lavoro italiano cambia veramente molto velocemente, l'innovazione sta prendendo il sopravvento su tantissimi processi aziendali, quindi è importante che il nostro settore produttivo si adegui e implementi, incameri queste innovazioni e che lo Stato supporti il tessuto produttivo italiano. Allo stesso tempo, però, l'applicazione delle nuove tecnologie deve essere un processo gestito e governato, perché faccio l'esempio, porto l'esempio dell'intelligenza artificiale su cui in Commissione Lavoro stiamo facendo un'indagine conoscitiva, seppure ci sono tutta una serie di opportunità, perché ovviamente si semplificano moltissimi i processi, i rischi di disoccupazione, di ridurre appunto, di sostituire le competenze umane con l'intelligenza artificiale diventa un tema veramente molto pressante, per cui è importante che ci sia la massima attenzione. Devo dire che questo governo al momento non sembra che si stia occupando in modo pressante su questo. E credo che invece dovrebbe farlo, se è pur vero che in commissione appunto c'è questa indagine, al momento non abbiamo visto dei provvedimenti significativi e quindi su questo siamo molto in tensione. E poi comunque bisognerebbe andare verso una dimensione, per parlare dei contratti di lavoro, una dimensione più stabile del lavoro, perché se il nostro paese va in una direzione di netto calo demografico e quindi in sintesi non si permette alle famiglie di fare dei figli e di poter essere tranquilli, vivere la propria vita con serenità, è chiaro che delle politiche che vanno esclusivamente a incentivare il precariato, come quelle che sta portando avanti questo governo, non aiutano. E i contratti devono essere a tempo indeterminato, devono esserci dei salari decenti, ed è il motivo per cui noi portiamo avanti la nostra, cioè vorremmo portare avanti la nostra proposta sul salario minimo legale, ma purtroppo, come avete visto, la maggioranza non, ha di fatto bocciato questa proposta e portato avanti un'idea di dare una delega al governo. Quindi il governo darà la sua ricetta sui salari, però noi sicuramente riteniamo che senza una soglia minima legale non andremo molto lontano. Una soglia minima legale che ovviamente deve basarsi deve accompagnarsi più che basarsi sull'attività della contrattazione sindacale, che deve essere quindi supportata e aiutata, perché non sempre c'è questa forza dei sindacati di andare a trattare dei salari a rialzo. Tanto è vero che i nostri salari sono fermi nel 1991, mentre in Europa c'è stato un aumento del 35% dati OCSE. Onorevole, quindi addio al posto fisso? Addio al posto fisso, anche no, nel senso che si dovrebbe andare in una direzione di stabilità, come dicevo prima. Cioè, è ovvio che il mondo va veloce e deve esserci un aggiornamento costante delle competenze, perché sennò si rischia di rimanere indietro, non soltanto a livello personale e lavorativo, ma anche proprio il paese che resta indietro, come stiamo vedendo. Cioè, noi purtroppo non abbiamo un paese che si sta allineando sulle nuove tecnologie, come dicevo prima, cosa che invece andrebbe fatta. E poi sicuramente, come, cioè, vi ripeto, il precariato non aiuta. Lo Stato deve esserci quando le persone perdono il lavoro, in modo da riformarle. In questo senso i centri per l'impiego avrebbero un ruolo fondamentale. Come sapete, noi nel 2019 abbiamo fatto un piano straordinario di assunzione, abbiamo stanziato 1 miliardo sui centri per l'impiego per l'assunzione di circa 11.600 operatori. Purtroppo, come sapete, non c'è stata non c'è stata un'assunzione completa, anzi, le regioni che sono competenti sulle politiche attive non hanno completato i processi di assunzione, e questo ha portato ad avere sempre carenza di organico e a non funzionare i centri per l'impiego. Ricordiamoci che questi centri sono pubblici e non è neanche possibile che lo Stato abdichi al suo ruolo di sostegno per andare a incentivare esclusivamente le agenzie private, che bene che ci siano in un'ottica di supporto del pubblico, però non possono sostituirlo, perché altrimenti noi abdichiamo al nostro ruolo.
Grazie onorevole, noi siamo al nostro giro di boa. Mi affido a Paolo Longoni per un primo bilancio di questa puntata. Sì, io proverei a scomporre in due il mio intervento per evitare di essere troppo lungo. La prima parte riguarda l'innovazione e il lavoro. Allora, intanto non è la prima volta nella storia che siamo in grado di ricordare che ci sono delle innovazioni importanti. Dobbiamo ricordare il movimento luddista nell'Ottocento, quando le prime macchine sono entrate nel processo produttivo, e dobbiamo ricordare i primi anni 70, quando le catene di montaggio sono partite nelle grandi fabbriche, e ancora dopo, tra gli anni 80 e gli anni 90, i robot e l'automazione delle cosiddette catene di montaggio. Il problema oggi è dato dalla innovazione tecnologica, e di questo proviamo a parlare partendo da un dato. World Economic Forum, Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite, dice che l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni sostituiranno, che è una maniera elegante per dire elimineranno, circa 85 milioni di posti di lavoro nel mondo. Ora, questo numero ci deve dar modo di riflettere e di capire che occorre adeguarsi all'innovazione tecnologica e non farsela passare addosso trovando misure, ma ne parlerò dopo, che parlano solo di flessibilità. Occorre programmare attentamente il nuovo approccio al mercato del lavoro, perché per lavorare nel settore dell'intelligenza artificiale devono essere acquisite delle competenze trasversali che integrino il background necessario, matematico-statistico, la comprensione dei modelli linguistici, le conoscenze etiche per reggere l'impatto della intelligenza artificiale, e conoscenze avanzate di programmazione, conoscenze avanzate di ingegneria del software, la formazione del profilo ideale del lavoratore che deve, io dico, sopravvivere, o meglio, entrare, integrarsi nei nuovi modelli, è una formazione che dipende da chi questa formazione è in grado di dare. Ripeto, la risposta non è flessibilità, ma ne parliamo dopo. La risposta è adeguare la preparazione dei lavoratori ad un mondo del lavoro che cambia. Grazie a Paolo Longoni. Siamo al nostro Twitter e siamo in tema di formazione, ma cambiamo argomento, parliamo anche di istruzione. Allora, i programmi scolastici che risalivano alla riforma Gentile degli anni 20 non esistono più. Il DPR numero 89 del 2009 li ha soppressi, sostituendoli con nuovi percorsi formativi che gli insegnanti dovrebbero modellare sulla loro platea di allievi. Ma in realtà nulla è cambiato. Ecco il nostro tweet. Siete o no d'accordo sulla necessità che gli insegnanti seguano specifici percorsi formativi per uscire dal mito ossessivo del programma e per apprendere nuove modalità di insegnamento? In sostanza, sulla necessità che la nostra scuola diventi finalmente moderna? Partiamo dall'onorevole Rosaria Tassinari, esponente di Forza Italia. Sono assolutamente favorevole, penso che questo comporti anche uno sforzo di noi regolatori, ecco, perché fondamentalmente in questo momento, come diceva lei, questa rivoluzione non si è ancora nei fatti realizzata. È invece fondamentale passare, diciamo, da una scuola esclusivamente nozionistica ad una scuola che evidenzi quelli che sono i talenti dei ragazzi, proprio per prepararli poi al discorso dell'ingresso nel mondo del lavoro, perché abbiamo una scuola che insegna ad accumulare nozioni, e questo va bene perché diciamo che le menti giovani devono essere anche allenate alla memoria, ma soprattutto dovrebbero essere allenate poi ad affrontare il mondo del lavoro in maniera, insomma, consapevole. Basti pensare ad esempio che in alcuni istituti scolastici, come a ragioneria, non insegnano che cos'è una PEC, e quindi questi ragazzi si trovano, insomma, a dover affrontare il mondo del lavoro con delle carenze incredibili, non potendo, insomma,
offrire quello che viene chiesto. Quindi è necessario uno sforzo fondamentale della scuola per adeguarsi a quella che è l'evoluzione anche nel mondo del lavoro. Su questo penso che lo snodo fondamentale sia dare maggiore dignità agli insegnanti. Ecco, perché non possiamo chiedere loro uno sforzo nell'elaborazione dei programmi, ma nello stesso tempo non valorizzare quello che è il loro impegno. Ecco, io credo che fondamentalmente passi tutto attraverso la valorizzazione, come dicevo, degli insegnanti, di quello che possono fare, anche attraverso, diciamo, una maggiorazione di quelle che sono le retribuzioni. Ecco, penso che questo sia lo snodo fondamentale. Anche ulteriormente valorizzare anche le scuole professionali, perché diciamo che l'intelligenza anche delle mani è qualcosa di importantissimo. Non ci dovrebbero essere più scuole di serie A, ma scuole di serie B. Sappiamo anche cosa significa avere dei buoni artigiani, che purtroppo scarseggiano in questo momento in tutta Italia. Quindi dobbiamo cercare veramente di individuare i talenti dei ragazzi, indirizzarli a quella che è la professione più adatta a loro, fare in modo che abbiano comunque dei sogni nel loro futuro e siano consapevoli che la costruzione è, insomma, impegnativa nello stesso tempo, ma la devono mettere in atto attraverso la società, quindi attraverso degli strumenti di orientamento che passano attraverso la scuola e non solo, anche con dei contatti, diciamo, concreti ed effettivi col mondo del lavoro. Grazie onorevole, ascoltiamo ora l'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva. Beh, ognuno avrà in testa una sua idea di scuola moderna, lo abbiamo visto quando noi abbiamo messo in campo la riforma della buona scuola, che ci sembrava una cosa abbastanza ovvia, che peraltro le tradizioni politiche alle quali noi, nelle quali noi militavamo l'avevano sempre messa nel mirino, eppure questo concetto di buona scuola poi ha trovato i sindacati in piazza, i professori clamorosamente contrari all'idea di premiare il merito nel nome della libertà di insegnamento. Insomma, nella scuola ci sono un sacco di parole d'ordine, di retaggi del passato che, a mio avviso, appesantiscono il processo di modernizzazione della scuola. Ma certo, non si può non essere favorevoli. Noi sappiamo il valore degli insegnanti, sappiamo che la scuola italiana si regge su sempre meno, purtroppo, insegnanti che fanno molto più di quello che le condizioni oggettive metterebbero loro a disposizione, compensando anche il deficit di alcuni loro colleghi, perché questa è la verità. Ma al netto di tutto questo, celebrando anche l'eroismo e la libertà di insegnamento di molti appunto insegnanti, è evidente che il modello scolastico nozionistico, frontale e generalista italiano sta cedendo il passo rispetto ai bisogni della modernità. Viva la formazione professionale, che si sta in qualche modo rivalutando. Nessuno dice che la scuola deve essere finalizzata esclusivamente a darti il lavoro, a darti una formazione. È lungi da noi pensare questa cosa. Dobbiamo preparare degli uomini, dei cittadini e dei lavoratori. Certo, come dire, c'è una resistenza di fondo che viene da questo mondo, che penalizza gli studenti prima di tutto, ma penalizza anche i bravi insegnanti. Noi ci abbiamo provato, quindi io mi arrendo di fronte al parziale insuccesso che ci è costato il tentativo di riformarla, ma la risposta è sicuramente sì. Abbiamo bisogno di una scuola moderna e confido che pian piano, aumentando i soldi per l'autonomia scolastica, con la buona volontà dei tanti dirigenti e professori in gamba che ancora fortunatamente ci sono, più che con delle riforme dall'alto che sembra impossibile a qualsiasi governo realizzare, ci arriveremo, perché è un bisogno dei ragazzi e delle famiglie, quindi non potrà continuamente essere negato. Grazie onorevole Del Barba. Andiamo ora dall'onorevole Andrea Mascaretti, Fratelli d'Italia. Guardi, ovviamente è una domanda retorica, è chiaro che sono favorevolissimo. La scuola ha bisogno di un ammodernamento e devo dire il governo Meloni come dire, ha schiacciato sull'acceleratore in maniera molto decisa. Siamo partiti, mi ricollego se vogliamo anche alla domanda precedente, con il liceo del Made in Italy, e quindi che punta a valorizzare il Made in Italy ed è sicuramente un qualcosa che prima non c'era. Dal prossimo anno sarà attivo questo liceo del Made in Italy e
torno a ripetere, è il primo passo di un cambiamento, insieme come la riforma degli istituti tecnici del 4 più 2, che consentiranno di migliorare l'occupabilità, quindi la possibilità di un percorso più breve e veloce, 4 anni, e poi l'ITS di 2 anni, diciamo il biennio, che metteranno, ed era quello che mancava, maggiormente in linea il mercato della formazione con il mercato del lavoro. La scuola è fondamentale, perché poi è quello che forma i cittadini del futuro, anche i lavoratori del futuro, la classe dirigente del futuro, quindi non dobbiamo trascurare che noi abbiamo una tradizione di formazione culturale che deve essere alla base della scuola del futuro. Quindi in questa riforma, in questo cambiamento della scuola italiana, quello che ci rende differenti da tutti gli altri e che non ci ha mai, diciamo, portato verso un'omologazione, deve essere mantenuto, perché è un grande valore aggiunto, cioè quello di una formazione culturale che noi abbiamo e che in tanti paesi occidentali non è presente come è presente in Italia, e questo ci dà quel valore aggiunto che dobbiamo difendere. Quindi una riforma va cambiata sicuramente la scuola. Abbiamo iniziato questa riforma con la riforma degli istituti tecnici e con l'inserimento dell'introduzione del liceo del Made in Italy. La valorizzazione e la conservazione, insomma, della nostra cultura devono essere assolutamente un elemento fondante di questa riforma della scuola. Grazie, onorevole. Ora il tweet dell'onorevole Valentina Barzotti, Movimento 5 Stelle. Sì, grazie per la domanda. Ovviamente la scuola è il primo presidio importante per rendere consapevoli i ragazzi di quello che è il mondo e di quello che sono le loro aspirazioni. Quindi è chiaro che gli insegnanti devono avere un'attenta preparazione proprio per aiutare e seguire i ragazzi in questo percorso di crescita personale e poi a un certo punto professionale. È ovvio che l'istruzione e il lavoro restano due elementi e componenti che devono essere separati, perché le aspirazioni personali non per forza devono essere allineate con quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro, però non possono essere nemmeno totalmente scisse, perché altrimenti la domanda, diciamo, occupazionale non viene soddisfatta e si creano dei grossi disallineamenti, dei grossi cosiddetti mismatch occupazionali, no? Cioè, quando si dice che le persone non sono adeguatamente preparate per affrontare il mercato del lavoro, penso ad esempio a alla meccatronica, tutta una serie di elementi formativi, percorsi formativi che il nostro paese ancora non è ben strutturato per poter affrontare. Quindi sì, come tutto è necessario che ci sia uno sguardo attento sulle dinamiche che riguardano il mercato del lavoro, ma anche il mercato, cioè, ma in generale il mercato, perché è ovvio che non si può prescindere completamente. Questa è un po' la mia opinione. Sicuramente i percorsi formativi degli insegnanti devono essere molto dinamici e comunque lasciati anche a una collaborazione con le dirigenze scolastiche, perché poi ogni territorio anche ha delle sue declinazioni particolari, ma nell'ambito di un percorso unitario a livello statale. Questo è il motivo per cui noi siamo profondamente contrari all'autonomia differenziata proposta da questo governo, perché è un'autonomia che divide il paese e si insinua nelle sue fragilità. Grazie onorevole, e ora l'opinione di Mario Chiappuella. Ovviamente sì, io credo che nella scuola molte cose siano cambiate negli ultimi anni, ne sono un esempio anche le istituzioni degli ITS di questi giorni, ma sicuramente formazione, applicazione di metodi di studio e di programmi di studio legati ad esempio a scuola, quindi istruzione e territorio con le potenzialità che hanno, siano un'arma vincente. Grazie Mario, e ora andiamo da Paolo Longoni. Ma io credo che la risposta a questa domanda è contenuta già nella domanda, vale a dire la riforma è stata già fatta ed è stata fatta nel 2009,
benedetta questa riforma. Non c'è bisogno di ulteriori interventi di legge, non c'è bisogno, non facciamo nuove leggi. Bisogna far sì però che gli operatori del settore dell'istruzione siano capaci di adeguarsi a questa nuova idea e di uscire da quel modello di programma prefissato. Si fa prima Catullo e dopo Plauto e poi si farà Terenzio. Questo è il modello del programma degli anni venti. Uscire dal modello che ormai è inadeguato ai tempi di un'istruzione frontale, solo frontale e nozionistica, per adeguarsi a modelli nuovi di formazione e di nuova cultura. Grazie a Paolo Longoni, veramente ai nostri ospiti, per le loro risposte su questo argomento che ci trova più o meno tutti d'accordo. Andiamo avanti con il secondo giro di domande. Io chiedo nuovamente la collaborazione di Mario Chiappuella per fare questa volta una domanda all'onorevole Valentina Barzotti, Movimento 5 Stelle. Dunque, onorevole, quali sono i principali nodi da sciogliere e quali azioni concrete possono essere messe a terra per preservare i salari e i livelli occupazionali? Una ve l'ho già citata prima, cioè andare a introdurre una soglia minima legale per sostenere i salari. Di fatto, se i nostri salari sono fermi al 1991, è un problema. Vuol dire che non sono state fatte delle politiche che potevano sostenere la contrattazione collettiva. Di che se ne dica che la ministra Calderone ci parla di sostenere la contrattazione collettiva? Io le dico grazie. Ci fa piacere che lei lo dica, però se in 30 anni i salari sono diminuiti al posto che aumentare, è evidente che le politiche che sono state fatte non sono sufficienti, quindi la soglia minima legale va introdotta. Quindi sostenere i salari in questo modo, senza avere paura, perché di fatto il legislatore del lavoro per tantissimi anni ha abdicato il suo ruolo. L'occupazione... Il governo ci dice che stanno facendo tutta una serie di diciamo interventi trionfalistici sul fatto che sta aumentando l'occupazione. È vero che l'occupazione sta aumentando, ma che tipo di occupazione è? E poi, è vero, ma rispetto a cosa? Andiamo a vedere anche cosa sta succedendo negli altri paesi europei, dove la crescita dell'occupazione è molto più sostenuta. Cioè, noi siamo l'ultimo paese in Europa per occupazione, per livelli occupazionali, e ci ha superato anche la Grecia. Quindi questo è sicuramente un problema. In più abbiamo la qualità dell'occupazione, cioè se noi abbiamo dei contratti che sono da uno di un giorno piuttosto che da 4 a 30 giorni, ieri leggevo i nuovi dati INAP che sono veramente allarmanti e che vi invito ad attenzionare, è evidente che non stiamo parlando di un'occupazione di qualità e questi dati sono superficiali e poco veritieri. Parlo ovviamente dei dati sull'occupazione che dal governo, più 500.000 posti di lavoro. E per cui il contratto a tempo indeterminato va supportato in ogni modo, oltre a una serie di altre azioni che permettano alle persone di vivere bene lavorando e quindi alzare il nostro livello di qualità della vita e di felicità. Mi sento di dirlo perché in altri paesi il dibattito su questi temi della qualità della vita è un dibattito reale, in Italia non c'è, in Italia si parla solo, sì, hai il posto di lavoro, ma non si va a vedere che lavoro è, non si va a vedere quanto viene pagato, non si va a vedere se effettivamente è un lavoro che in parte viene pagato in chiaro, in parte viene pagato in nero ed è parte del sommerso, cioè capite che il ragionamento deve essere un po' più analitico sulle politiche del lavoro. Grazie onorevole. Su questo stesso tema ascoltiamo le opinioni dei nostri ospiti. Andiamo dall'onorevole Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia. Beh, diciamo, ci sono sicuramente alcuni pilastri che sono la lotta al lavoro nero, il contrasto al lavoro povero, che sono due piaghe diciamo che purtroppo agiscono sul nostro sistema del lavoro, e poi bisogna puntare alla formazione, quindi formare le competenze necessarie e richieste dal mercato del lavoro, e anche il taglio del cuneo fiscale. Diciamo, questi
questi devono essere degli obiettivi assolutamente per garantire un migliore mercato del lavoro, maggiore occupazione nel nostro paese e anche una remunerazione adeguata, perché il tema è anche che lavorare ma poi il lavoro non produce uno stipendio che consenta al lavoratore di vivere dignitosamente con la propria famiglia, anche questo è un grandissimo problema. E quindi in Parlamento, in Commissione Bilancio, ma anche in Commissione Lavoro, stiamo affrontando questo problema del lavoro povero, che è, diciamo, l'obiettivo centrale. Sul tema del lavoro povero bisogna lavorare con una qualità del lavoro. Guardiamo avanti, quali sono gli scenari che si prospettano per l'Italia? Da una parte potenziare alcune vocazioni nel mercato del lavoro. Penso ad esempio al tema del turismo. È chiaro che è un settore, quello del turismo in Italia, il turismo culturale legato ai paesaggi, alla storia del nostro paese, è un qualcosa che oggi ha un potenziale enorme rispetto a, diciamo, a quello che mette in campo, un potenziale enorme per l'economia, un potenziale enorme per il lavoro. Ed è un qualcosa che nessuno ci può sottrarre, cioè non è un qualcosa che si può trasferire in qualche altra parte del mondo, come invece può essere per altri tipi di attività. Ma non c'è evidentemente solo il turismo, c'è ad esempio un altro tema molto importante, che è quello dell'alimentazione, la lunga filiera dell'alimentazione che parte dall'agricoltura per finire poi nella ristorazione. Anche in questo l'Italia è un paese eccellente e mette in campo una produzione alimentare non di quantità ma di qualità. E poi bisogna guardare al futuro, un futuro che è già entrato nelle nostre vite. Penso alla space economy. L'Italia è un paese protagonista della space economy, voglio ricordarlo, siamo i terzi finanziatori, i terzi protagonisti nell'ESA dopo Germania e Francia. L'Italia ha una storia nella conquista dello spazio, basti dire che dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, il terzo paese che è stato in grado di mettere un satellite in orbita è stata l'Italia. E il 18 gennaio è partita una missione da Cape Canaveral destinata a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Alla guida, al pilota, diciamo, di questa missione è il colonnello Walter Villadei, che è un italiano. Dico questa cosa perché c'è stato un cambio di paradigma, parte dagli Stati Uniti, arriverà in Europa, dove i privati sono entrati in un settore che prima era solamente pubblico, quello dello spazio. Con gli investimenti privati è possibile sviluppare un mercato che prima non esisteva, e l'Italia deve cavalcare questa sfida, deve essere vincente in questa sfida. È una grande sfida che potrebbe consentire al nostro paese di creare non solo grande ricchezza, ma tante professioni, tanti posti di lavoro in un settore veramente sfidante come quello della space economy. Grazie onorevole. E ora il punto di vista di Italia Viva. Onorevole Del Barba, quali sono i nodi e quali le azioni da intraprendere? Vabbè, entrambi questi fattori chiaramente sono legati alla produttività di un paese e delle singole imprese, cioè non ce n'è. Bisogna rendere il mercato più competitivo e quindi più produttivo, altrimenti il fattore costo nel bilancio delle imprese sarà sempre un fattore che ci vedrà penalizzati. Noi abbiamo una produttività bassa per rimanere all'Italia, quindi sebbene possa sembrare antintuitivo, per il modo migliore e strutturale per agire sui salari è quello di agire sulla competitività delle imprese, sulle imprese, sugli investimenti in tecnologia, in innovazione. Noi abbiamo ad esempio provato a proporre una soluzione che è stata bocciata dal Parlamento per investire sulla fusione delle imprese, perché sappiamo che quanto più le imprese crescono in dimensioni, tanto più questo fattore di produttività aumenta. In assenza di una produttività, le regole della competizione, costringono a mantenere salari bassi. Per quanto attiene poi il valore dei salari, tutta la vicenda di cui si è parlato tantissimo del salario minimo, rispetto al quale noi siamo favorevoli, ma non finanziandolo con le tasse, come
è quello invece di cui si sta discutendo, tuttavia incide del tutto marginalmente. Ecco, sarebbe un abbaglio citarlo come uno degli elementi che possa in qualche modo influire sull'aumento medio dei salari, al contrario il rischio è quello che produca un abbassamento. Grazie onorevole, microfono alla maggioranza con le parole dell'onorevole Rosaria Tassinari, esponente di Forza Italia. Dunque, noi come Forza Italia abbiamo caldeggiato tantissimo la valutazione e l'incentivazione della contrattazione collettiva, ecco, perché crediamo che sia un elemento fondamentale anche per tutelare l'occupazione ma anche i salari. Chi più, insomma, delle associazioni che tutelano i dipendenti ma anche i datori di lavoro in un'interlocuzione concreta su quelli che sono i temi nei vari settori di lavoro possono avere, insomma, il metro, la misura di quello che, diciamo, la programmazione migliore per entrambi, quindi sia per le imprese che per i dipendenti, ecco, perché sappiamo bene che dobbiamo tutelare i dipendenti, ma anche la tutela delle imprese poi come ricaduta ha la possibilità di avere maggiore occupazione e quindi maggiore libertà, perché fondamentalmente se non c'è lavoro e non c'è dignità del salario, non c'è neanche dignità della persona, quindi parliamo veramente di valori fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione. Quindi sono convinta che la incentivazione della contrattazione collettiva sia lo snodo fondamentale per arrivare ad elevare i salari in maniera molto dignitosa, o come riferisce sempre il nostro Presidente Segretario Nazionale Antonio Tajani, il salario ricco. Ecco, questo è il nostro obiettivo fondamentale che credo possa essere raggiunto attraverso, come dicevo, la contrattazione collettiva. Grazie onorevole, noi siamo alle battute finali, non ci resta che affidarci a Paolo Longoni per la sua analisi. Grazie Anna Maria. Io mi ero riservato nella prima parte del mio intervento di parlare di flessibilità, no? Perché pare che l'unica risposta che si riesce a dare al mercato del lavoro in difficoltà nel nostro paese sia quella della flessibilità. Bene, flessibilità certamente, ma in realtà in Italia la flessibilità si è coniugata e si continua a coniugare con lavoro povero, instabile e precario. E questa non è flessibilità, questa è cessione al mito del mercato. Non si è competitivi riducendo il costo del lavoro e creando lavoro instabile e precario. Noi abbiamo un esempio vicino a noi che è quello della Germania. In Germania l'occupazione ha una straordinaria tenuta negli anni, anche durante le più gravi crisi 2008-2009, l'occupazione tiene, regge. Perché? Qual è il modello di flessibilità tedesca? Il modello di flessibilità è la flessibilità interna, vale a dire alla contrattazione integrativa interna, decentrata, delle singole aziende, è devoluta la possibilità tra lavoratori e datore di lavoro di scegliere modelli flessibili. Il lavoratore può scegliere di lavorare meno ore, guadagnando di meno. Il datore di lavoro può proporre di ridurre l'orario di lavoro, ovvero di ridurre il salario, e si contratta all'interno delle singole aziende. L'esperienza tedesca, che si è radicata in un contesto di relazioni industriali veramente forte, veramente importante, rappresenta una lezione che noi non siamo capaci di seguire nel nostro paese. Grazie a Paolo Longoni, colgo l'occasione per ringraziare anche i parlamentari che hanno accettato l'invito del presidente della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, Luigi Pagliuca, e hanno partecipato oggi con noi a questo forum numero 107. Oggi abbiamo parlato di Italia e lavoro, sfide e opportunità nell'epoca del cambiamento. E allora grazie all'onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia, Commissioni Lavoro e Cultura alla Camera dei Deputati. Grazie davvero. Grazie all'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva, segretario in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati. Grazie a voi, alla prossima. Grazie all'onorevole Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, Commissione Lavoro a Montecitorio. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie all'onorevole Valentina Barzotti, Movimento 5 Stelle, Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. Grazie, grazie a voi, buona giornata. Grazie a Mario Chiappuella, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Massa Carrara. Grazie a tutti gli intervenuti per l'interessante dibattito. Alla prossima. Grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili e giornalista. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti. I contributi sono stati particolarmente interessanti. Grazie a Mario, grazie ad Anna Maria, che quando presenta precisa i titoli di tutti, di se stessa non dice mai quel che è. Lei è una bravissima responsabile della comunicazione della Cassa dei Ragionieri degli Esperti Contabili ed è anche una giovane giornalista. Buona conclusione a tutti, ci vediamo tra una settimana. Allora, grazie ancora a Paolo Longoni, la nostra puntata finisce qui. Grazie a voi che ci avete dedicato la vostra attenzione, ci vediamo presto con un prossimo appuntamento dei Forum CNPR.